Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Clash Nitro Fueled. Allora, andiamo avanti. Io spero con questo video di riuscire a chiudere la serie, di modo poi appunto da potermi dedicare a Resident Evil 3 Remake, Clonoa e gestirmela un po' così. E come sapete ho iniziato a fare anche i video su Crash Bandicoot Insane Trilogy, ma quello lo farò tra un po' di tempo. Prima vorrei almeno finire questo e poi Resident Evil 3, al massimo poi appunto almeno alterniamo Clonoa a Crash Insane Trilogy. Quindi carichiamo la nostra partita, siamo gli sgoccioli, non manca molto, manca una reliquia e basta. Ah già, e le coppe che mi restano per le gemme colorate, e poi devo rispinare appunto Nitrous Oxide, non so se l'ho pronunciato bene. Quindi adesso, vabbè, la reliquia che manca è in pista turbo, e per sbloccarla appunto prima devo sbloccare tutte le gemme in teoria. Quindi senza esitazione ragazzi, andiamo con la coppa della gemma blu. Non lo so se riesco a finirlo oggi, vediamo un attimo, in un'oretta, vediamo se ce la facciamo. Eventualmente non so poi se fare un video e legarlo, cioè fare un video senza commentari dove farò la sfida con Oxide, non lo so, lo valuto comunque, adesso vediamo un attimo. Vabbè, saltiamo che tanto... Non mi ricordo i tasti, ragazzi. Gioco troppa roba contemporaneamente. Farebbe bene prendere i frutti Boompa magari. Questo lo devo prendere. La scorciatoia, no, non posso attivarla ragazzi. La scorciatoia dobbiamo lanciare un razzo o roba così per poterla attivare. Non ho problemi. A parte che si può vincere anche senza la scorciatoia questa gara. Questa la posso usare ad esempio per attivare la scorciatoia. Devo tirargliela contro, vi ricordo. No, il fuoco. Vedete la porta d'oro qua? Dovete tirargliela contro. Non so quanto vantaggio io abbia su di loro, non lo sto guardando, mi sembra un buon vantaggio però. Ah, si chiude? Non mi ricordavo se chiudesse, sinceramente. Vabbè, ormai abbiamo vinto, gli ho dato un bel distacco, non uso neanche il turbo. Vabbè, qua potevo usarlo. Oh, 200, 282 monete Wumpa. Ah ragazzi, ringrazio i nuovi iscritti, spero che il canale sia di vostro gradimento, cerco sempre di impegnarmi al massimo e per chi non mi conosce porto tantissimi tipi di giochi. Metroidvania, action, survival horror, giochi a scorrimento orizzontale e verticale anni 90, tipo Aero Fighters, Metal Slug, ho portato anche Shock Troopers e tanti altri giochi. Vi ricordo, se il canale vi piace mi fareste un grande favore a condividerlo. Grazie dal cazzo, grazie. Come ti permetti, oh?
Lì c'era la scorciatoia da prendere, cazzo. Dai, 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 dai. In pieno, lo sapevo, cazzo, lo sapevo. Vai a fare in culo. Ci avrei scommesso le palle. No. Lì non voglio rischiare di prendere la scorciatoia. Tanto possiamo vincere anche senza l'utilizzo della scorciatoia, no? No, 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 no! Cazzo. Che sfiga però, eh. Cioè, ho sbagliato anch'io, ok, però. Guardate la lingua di Crash, avete visto? La lingua quando derapa? Troppo forte. Secondo, ragazzi. Ok. Perdonatemi. È che l'acqua mi fa rallentare un filino, mi sa. No. Se avessi dato il turbo, l'input del turbo mi sa che mi schiacciava, però volevo prendere i frutti Wumpa, vabbè, sti cazzi. Tanto siamo primi. Troppo bello con la lingua, minchia, così di fuori. Ok. Terza gara. No, non credo che sarà l'ultimo video questo, ragazzi. Vediamo un attimo, perché mancano questa, vabbè, cioè nel senso due gare, più altre due coppe però. Quindi sono 8-10 gare, più la reliquia, se non ho fatto male il calcolo, più appunto la sfida finale con Nitrous Oxide. Ecco una delle mappe che mi sta più sul cazzo del gioco. Questa poi la gioco malissimo. Questa potrei anche perderla molto molto easy. Questa veramente la odio. Ammetto che non sono bravo io a giocarla questa, lo ammetto. Però proprio mi sta sul cazzo, cosa ci devo fare? Più forte di me. Questo pezzo poi, ragazzi, lo odio. Qua ci voleva. Però, perdonatemi un attimo, dopo devo controllare una cosa, cazzo. Anzi, non posso controllare da qua, no. Volevo controllare com'è il mio crash, se l'ho lasciato bilanciato o se l'ho messo che predilige la sterzata e quelle cose lì. Dopo devo guardare. Devo un attimo guardare dopo. Io odio questo pezzo. Mi chiedo come cazzo si faccia a fare con il turbo, veramente. Cioè, tutto con il turbo. Ma non sono più abituato io, una volta ce la facevo. Sì, quella l'ho lanciata completamente a caso. Abbiamo preso un bel vantaggio, ma non devo cantare vittoria, perché qua è un attimo. Prendiamo. Giusto per. Qua. Ma vai a fanculo. Preciso. Precisissimo. Vabbè, abbiamo vinto.
Ultima gara. Vediamo se mi dà una mappa di mio gradimento. Laboratorio Engine, sì, non male, dai. Quasi motivare il blue fire in questa mappa. Qua si attiva, vedete? Però poi, come vi dico sempre, non è facile mantenerlo. Non è per niente facile mantenerlo. Dovevo dire la pale, ragazzi. Si può riattivare anche in un altro punto più avanti. Qua, occhio, non farvi schiacciare. Adesso mi schiaccia, no? Qua si attiva ancora il blue fire. Qua forse è un filo più facile tenerlo rispetto a di là, vedete? Però dovete sempre derapare dopo un po', altrimenti lo perdete. È figo saper utilizzare il blue fire, solo che vabbè, ovviamente io non lo so più utilizzare come una volta. È qua che mi fotte. Vedete, l'ho perso. A parte che ormai devo aver preso un bel vantaggio. No, sono un coglione. Ok. Cazzo. Non so se riesco a tenerlo. No, dovevo derapare. Ma ormai dovremmo aver vinto. Vedete, già da qua dovete iniziare a derapare. Per poterlo tenere. La nitro me la sono vista per un attimo in faccia, ve lo giuro. Lo sto tenendo bene, dai. È qua. Qua me lo prendo nel culo. Ah, veramente figo. Però, ripeto, è una meccanica che a mio parere rovina un po' il gioco. Nel gioco originale non c'era. Non ricordo sta meccanica del Blue Fire, sinceramente. Perché lo rende un po' macchinoso, no? Non tutti poi sono in grado di tenerlo bene, no? Ok. E la coppa blu, sì, la coppa blu sto cazzo. La gemma blu l'abbiamo presa. Molto piacevole comunque questo da rigiocare, devo dire, dopo tanto tempo. Mi sto divertendo, indubbiamente. Allora, mi fa ripartire da qua però, che palle. Ah, devo controllare adesso. In personalizzazione, come ce l'ho, Crash? Sterzata, ce l'ho che predilige la sterzata. Proviamo derapata. Abbiamo anche personaggio, prendiamo Amy che a me piace un sacco, vabbè. Però con la tenuta questa. Ma il kart l'avevo modificato, cazzo. Figo così. Bello rosso iridescente. Questo mi piace un sacco, terre rugginose.
Andiamo con la coppa per ottenere la gemma gialla. Poi per la sfida con Oxide ovviamente tornerò a usare Crash, visto che stiamo facendo queste coppe, facciamone con Amy, dai. A parte che poi da quando hanno fatto l'aggiornamento, perché ripeto, all'inizio ognuno aveva le sue caratteristiche, chi prediligeva la velocità, chi l'ha bilanciato e così via. Invece poi mi sa che hanno fatto un aggiornamento che si possono cambiare i personaggi a piacimento, non le caratteristiche. Un'altra mappa che devo dire non mi entusiasma. Canyon Dingo è un'altra mappa che mi sta un po' sul cazzo. Oddio, ma... No, non... Non mi trovo bene, eh. Cosa ho messo? Derapata, ragazzi? Non tiene troppo la strada, devo dire. Mi ha salvato. No, non mi trovo bene. Va via troppo di culo. Finisco, che problema, che mo devo finire la coppa, cazzo. Oddio, potrei anche resettare, vabbè. Non mi trovo troppo bene, eh. No, va via, non tiene bene la strada. Assolutamente. Sono io, poi ripeto che mi devo abituare, ma... Non tiene bene. Magari è la mia impressione. Dopo cambio assolutamente. Che culo. Cioè, derappa bene, ma va via anche abbastanza di culo, almeno. Questa è la mia impressione. Questa ovviamente la tengo assolutamente. No, dopo assolutamente devo cambiare. Vabbè, lanciamola. No, non mi trovo. Vabbè, ormai però ripeto le gare, facciamocele così. Peccato che non si possa cambiare durante la gara, che vabbè, ci sta. Cioè, durante tra una gara e l'altra, no? No, dopo rimetto bilanciato eventualmente o sterzata, che è meglio di derapata, mi sembrerebbe, sinceramente. Allora, di Tini.